il nostro Dio viene e non se ne starà in silenzio. Lo precede un fuoco divorante, intorno a lui infuria la tempesta. La seconda venuta di Cristo è l'informazione più importante che ogni essere umano dovrebbe conoscere. Cosa rende questo evento così importante? Innanzitutto, si tratta dell'apparizione personale, fisica, reale e concreta di Dio in tutta la sua gloria in questo mondo. Nulla di simile è mai accaduto prima. In passato, il mondo ha visto Dio vestito di umanità e ha nascosto sotto quella veste la sua gloria e la sua potenza. Quella prima venuta ha cambiato per sempre la vita sul nostro pianeta. Tra i risultati più importanti della prima venuta di Cristo ci sono la redenzione dal peccato, la sconfitta di Satana e della morte, la riconciliazione dell'umanità con il suo creatore, la fondazione della Chiesa cristiana e l'istituzione del sacerdozio di tutti i credenti. Pensate ora ad alcune delle cose che accadranno quando Cristo tornerà, questa volta in tutto il suo splendore, potenza e gloria. Sappiamo che porterà con sé in cielo per 1000 anni e poi per l'eternità sulla nuova terra tutti coloro che hanno accettato la sua redenzione. Satana e la morte, già sconfitti, saranno distrutti per sempre. I salvati di tutte le epoche e di tutte le nazioni saranno riuniti e che grande raduno sarà. Il pianeta così com'è sarà distrutto e poi rinnovato e si stabilirà in città dove Dio stesso abiterà con i redenti. Ci sarà la fine del dolore, della morte, del male, del peccato e tutto sarà un paradiso eterno. Ecco perché questa è stata chiamata la Beata Speranza. In quel giorno benedetto che stiamo aspettando, ci saranno solo due gruppi. Coloro che hanno fatto un patto con il Signore e che Lui libererà, e quelli che hanno dimenticato Dio e che saranno distrutti per sempre. In quel giorno, in quale gruppo vuoi essere? Prendi oggi le decisioni che ti porteranno nella direzione giusta, che ti porterà al fianco di Dio per l'eternità. Buona giornata con nostro Padre Celeste. Che Dio ci benedica e buona giornata.